Iniziamo la degustazione dei nostri oli. Come si degusta un olio? Per poter percepire qual è un olio di qualità rispetto a un olio non di qualità. Riportiamo la quantità di olio in un bicchiere, lo portiamo su una mano, con l'altra mano facciamo girare il bicchierino. Lo scopo è quello di portare l'olio all'interno a una temperatura di 27-28 gradi, che è utile per poter far sprigionare i profumi, perché la degustazione si divide in tre parti. Quindi la parte olfattiva, dopo circa 30 secondi io sollevo la mano e in questo modo io capisco quali sono i gusti che inizio a percepire. Se già sentiamo dei sentori di fruttato, di frutti tipo mandorle, carciofi, abbiamo un prodotto di altissima qualità. La seconda parte è introdurlo in bocca, la terza parte è di far entrare l'aria in bocca, si fa il cosiddetto strippaggio. Lo scopo è quello di portare le sostanze volatili vicino al naso e capire quindi se ci sono dei profumi interessanti. Sentiamo dal naso, dove sono arrivate le sostanze volatili, queste sensazioni di fruttato. La parte del fruttato ci serve per capire se è un olio di qualità. Tutti gli oli artigianali hanno dei contenuti di fruttato e sono oli che portano con sé anche una sensazione di amaro e di piccante.